Svetlo na prosvetlenie. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, per offrire in sacrificio una coppia di tortore e due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino, Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e la gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione. Anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme, quanto ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Braccio e sestre, fratelli e sorelle, nei Vangeli possiamo vedere tanti incontri che sono avvenuti, incontri con Gesù, Gesù che è la luce. Come questo luogo negli anni passati delle apparizioni della Madonna è segnato da tanti incontri, conversioni, tanti cuori toccati, perché ci viene colei che per la prima volta è apparsa con Gesù bambino, luce delle genti, è apparsa la prima volta con Gesù tra le braccia e lo dona a tutti coloro che desiderano incontrarlo e portarlo nella loro vita per vivere con lui. Nel Vangelo vediamo l'incontro di un vecchio Simeone e Gesù bambino. Il Vangelo dice che Simeone era un uomo molto devoto, giusto, e aspettava la consolazione di Israele, ciò che i profeti avevano prescritto, che Dio avrebbe mandato il Cristo, Messia. E la giustizia significa essere abbandonati alla volontà di Dio, vivere secondo i comandamenti di Dio, aspettare, attendere la consolazione di Israele e essere pronti per la venuta di Cristo. Vecchio Simeone
era pieno di Spirito Santo, mosso dallo Spirito, si è recato al Tempio. In quel giorno, quando Maria e Giuseppe hanno portato il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, e la legge prescriveva che i genitori offrivano il sacrificio per primo bambino come segno di gratitudine, che Dio si è servito con loro amore e gli ha donato il figlio per la prima volta. Fratelli e sorelle, mai era facile essere cristiano, non lo è nemmeno oggi. La fede, la grazia di Dio non è una cosa che si riceve a poco prezzo. Ha costato Dio stesso la vita. La fede non è una cosa che si compra a poco prezzo, è costosa. Molti hanno dato la vita per la fede, testimoniando per Gesù Cristo. E grazie a tanti che sono passati nella storia della Chiesa prima di noi, tanti testimoni di fede che hanno dato la loro vita, che hanno testimoniato la loro fede, anche noi abbiamo potuto vedere questa luce della fede, grazie a tanti che hanno vissuto la fede prima di noi e grazie alla fede dei nostri genitori, antenati, che ci hanno donato la fede, anche noi siamo arrivati a Cristo che è la luce delle genti, ma anche noi oggi siamo invitati a cercare questa luce come due vecchi del Tempio, Simeone e Anna, che aspettavano, vigilanti, cercavano. La nostra fede è attiva. Gesù non ha detto: voi dormite, state seduti, sdraiatevi, non fate niente. Ma Gesù dice: bussate, cercate, pregate. E soltanto a tali persone Dio viene incontro. Tutti noi siamo in ricerca e nessuno al nostro posto può cercare Dio. Lo scopo della presentazione di Gesù nel Tempio, la presentazione al Tempio era illuminazione di luce di Dio. Gesù è stato riconosciuto dai pastori, i magi dall'Oriente, coloro che cercavano il senso della vita. Ma Gesù hanno riconosciuto anche i profeti, la gente del Tempio. Dopo l'incontro con Gesù, Simeone esprime la preghiera di un vecchio felice: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti. È la preghiera di un vecchio, ma è la preghiera di gioia, di ottimismo, di felicità, di gioia. Un tale ottimismo è presente nei vecchi che in sé hanno lo Spirito di Dio. Quando sembra che tante luci cominciano a spegnersi, tali persone vecchie, piene di spirito, sanno pregare e non maledire, e sono tanto vicini alla fede, tengono quella candela accesa a tutti coloro che vengono dietro di loro, ai giovani che cercano la propria via, il vero senso della vita, la gioia. Tali vecchi che alle generazioni giovani mostrano la luce della vita, la loro morte non è morte, ma una nascita nuova. E grazie a Dio che tutt'oggi ce ne sono. Ci sono tanti vecchi, nonne e nonni. E credo che anche oggi in tante famiglie ci sono le profetesse Anne, come anche nella Chiesa. Molte sono le nonne nobili, ancora nel tempo del comunismo. Solženicyn diceva: grazie alle nonne russe, con rosario in mano, hanno salvato la fede in Gesù Cristo. Sono tutte quelle che oggi
salvano la fiducia negli altri, in Dio, nel futuro, sono coloro che sono pieni di ottimismo, di speranza. È quella speranza che è appoggiata a colui che è la luce, che è padrone della vita e della morte. Oggi nella Chiesa molti dicono in modo preoccupante che il problema di trasmettere la fede agli altri è nella crisi, che questo problema esiste nelle famiglie, cioè trasmettere la fede ai giovani. Si dice che i genitori non testimoniano la fede ai propri figli. L'ha detto anche la Madonna nei suoi messaggi rivolgendosi ai genitori e ha detto: se voi non siete esempio ai vostri figli, i vostri figli camminano verso l'ateismo, e la fede non si trasmette con notizie e informazioni, ma si trasmette con la testimonianza, con la personalità, vivendo i valori, con i pareri di vita. Una tale fede porta alla luce, una tale fede è fondamento sicuro, appoggio sicuro, al quale possiamo appoggiare la nostra esistenza, il nostro futuro. Tutti abbiamo bisogno della luce, tutti abbiamo bisogno di testimonianze, di testimoni, e la luce è bisogno essenziale dell'uomo. Se le luci qui nella Chiesa si spegnessero ora, noi saremmo nel buio, saremmo disorientati, senza saper dove andare. Senza la luce, cioè, non possiamo vivere. E per questo bisogna accendere le luci, non solo le luci materiali, ma anche quelle interiori. Il buio più fitto, più difficile è quando l'uomo accende la luce e rimane nel buio, nelle tenebre fitte spirituali. Quando l'uomo commette il male, quando è schiavo del peccato, gli cadono le tenebre sugli occhi. Quando l'uomo comincia a odiare, parlare in modo negativo, quando crede nelle tenebre, nelle negatività, nel peccato, quando crede in ciò che ci servono gli altri, che nulla va bene, che tutto è corrotto, dappertutto criminale, disperazione, depressione. Quando lasciamo entrare tali parole, informazioni, notizie dentro di noi, entriamo nelle tenebre. E per questo abbiamo bisogno di essere guariti, guariti dalle informazioni e dalle parole che vengono dall'alto, da Dio, che è la nostra certezza e la nostra luce. Il male, le tenebre, il buio, non si può scacciare con il male. L'odio, l'ingiustizia che hai vissuto, non puoi scacciarla con un odio nuovo, una giustizia nuova, ingiustizia nuova. L'odio si può scacciare solo con la cosa contraria, che è l'amore. Le parolacce, bestemmie, non puoi cancellare con una nuova parolaccia o bestemmia. La pigrizia non puoi vincere non lavorando. Ma un sorriso, una parola veritiera, un saluto sincero, quando racconti qualcosa di positivo a qualcuno, quando trasmetti qualche notizia positiva, entri nella luce e esci dalle tenebre e le vinci. Invece di litigare e odiare, se dici perdonami, questo ti porta alla luce, questo porta alla vittoria sulle tenebre. Invece di essere pigri e di rimandare questo, quando l'uomo ha il coraggio di lavorare su se stesso, al posto delle parolacce, bestemmie, parole brutte e negative, comincia a benedire gli altri, la tua vita, le situazioni. Invece di odiare, inizia a pregare e sei già arrivato alla luce, ti sei avvicinato a colui che è la luce. Fratelli e sorelle,
la presentazione di Gesù al Tempio, con questa presentazione si presenta ogni vita, perché Lui, Gesù, ha portato su di sé il nostro destino, le nostre stanchezze, i nostri pesi, le nostre malattie, la nostra morte. Con la presentazione di Gesù al Tempio si presenta ogni vita non nata ancora. La vita non è nata ancora nel grembo materno. Noi che siamo venuti alla Santa Messa, che cosa offriamo stasera a Dio? Ogni giorno della nostra vita abbiamo il coraggio di credere a Lui, abbiamo il coraggio di lasciare Lui nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra casa. Dio ci dice che viene nel suo Tempio, e il suo Tempio è il nostro cuore. Nel cuore posso trovarlo se lo voglio, se lo cerco. Gesù ci ha donato la vita affinché noi non abbiamo paura di offrire la nostra vita a Lui. Lui aveva il coraggio di offrire se stesso alle mani umane, alla fiducia, all'amore umano. Preghiamo il Signore affinché Lui ci liberi da ogni paura, mancanza di fiducia in Lui, perché soltanto con Lui abbiamo la vita e la luce. Come ha detto la Madonna, cari figli, solo il mio Figlio vi dona la vera pace e la vera gioia. All'infuori di Lui non c'è la luce, non c'è la pace, non c'è gioia né senso di vita. Cerchiamo di essere abbastanza saggi. Siamo invitati col Vangelo di accendere almeno una piccola candela nella nostra coscienza, nel nostro cuore, sentimenti, pensieri. Allora nessuno ci potrà togliere pace e libertà, perché saremo onnipotenti come la sua luce. Tutti ci protegga il Signore, Dio che è la luce e l'unica nostra pace. Amen. Adesso professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujemo skrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Slaveći blagdan prikazan. Adoriamo il nostro Signore presentato nel Tempio e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Prosvijetli nas, Gospodine, svojim svjetlom. Cristo Gesù, secondo la legge tu hai voluto presentarti al Padre nel Tempio. Insegna anche a noi, affinché nel sacrificio della tua Chiesa assieme con te possiamo offrirci al Padre, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Consolazione di Israele, in te il vecchio Simeone nel Tempio, a te
il vecchio Simeone è andato incontro nel Tempio. Fa che possiamo incontrarti nei nostri fratelli e sorelle, preghiamo. Tu che sei stato atteso dai popoli, di te la profetessa Anna ha parlato a tutti coloro che aspettavano la redenzione. Insegnaci affinché anche noi possiamo parlare di te, nostro Redentore. Preghiamo. Tu che sei la pietra angolare del regno di Dio, sei messo come segno ai popoli, fa che tutti gli uomini con la fede e con l'amore verso di te arrivino alla propria risurrezione, preghiamo. Signore Gesù Cristo, in questo giorno ti sei offerto al Padre nel Tempio di Gerusalemme. Accogli le nostre preghiere e fa che anche noi, col cuore puro, possiamo offrirci a te e al Padre ogni giorno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.